Per gli speciali de Il Salotto della Civetta. Costruire futuro. Un'idea di Davide Pelanda. Buongiorno a tutte e a tutti, sono Davide Pelanda, Costruire futuro. Oggi parliamo per l'ultima puntata di questa serie sulla religiosità e la cappellania in carcere. Oggi parliamo della cappellania dei musulmani, dell'Islam. E lo traiamo questo articolo dal numero Buddismo, rivista dell'Unione Buddista Italiana, numero 4 del 2023. L'articolo in proposito è di Imam Yahya Pallavicini, presidente della CORES, Comunità Religiosa Islamica, membro del leader musulmani per il Consiglio europeo. Ed è un estratto dell'intervento della conferenza che è stata fatta nel giugno 2023, La cappellania buddista in Europa. E l'intervento si intitola La complessità nel campo della cappellania e tra le diverse identità religiose. Sono molto interessato all'approccio comparativo tra cappellania buddista e cappellania islamica in Europa. Parlando a partire dall'esperienza della cappellania islamica in Europa, vorrei fare notare che l'esperienza di diversi paesi, ad esempio Francia e Germania, ci fanno vedere le differenze all'interno dell'esperienza di cappellania islamica, che può essere qualcosa di molto simile anche alle esperienze buddiste. I campi di applicazione. Alcuni sono in comune con la presenza delle carceri, degli ospedali e negli hospice. Ma in Francia, per esempio, la cappellania islamica tocca anche l'ambiente militare, oppure in Germania abbiamo anche cappellani che servono nei campi dei rifugiati. Il motivo per cui vi dico queste cose è che una delle sfide per noi è che ci sono dei requisiti della cappellania islamica per quanto riguarda il cappellano. Per me, per esempio, è molto importante che non sia necessariamente un teologo o un dottore, potrebbe essere entrambi, ma deve essere un cappellano che ha dei requisiti specifici, una formazione specifica. Il cappellano sarà diverso nel contesto della scuola, nel contesto dei vari paesi, nel contesto delle varie istituzioni, perché ci sono delle problematiche culturali diverse nei diversi paesi. Formazione alla cappellania. Per quanto riguarda la formazione, uno dei punti in comune con la cappellania di tutti i paesi europei è ciò che viene chiamato training teologico, quindi il training nella propria religione, l'addestramento della propria religione. Questo può essere qualcosa sulla quale ci possiamo coordinare a livello europeo. Se bisogna essere un cappellano musulmano, bisogna essere di un certo ordine nella propria religione, ed ecco che bisogna poi collegare, tradurre, adattare la religione al contesto. Ecco perché diciamo che essere un imam non è garanzia di poter fare da cappellano o fare il professore dell'Islam o di essere un credente. Dobbiamo avere anche un training psicologico, perché una delle questioni principali è come comunicare, come prendersi cura degli altri in termini psicologici per quanto riguarda la situazione specifica. È una sfida molto complessa, perché i criteri degli standard degli studi psicologici non si riferiscono necessariamente ai valori delle varie dottrine religiose. Quindi è una sfida molto interessante, perché o si viene accompagnati da esperti oppure dobbiamo noi stessi avere il training in psicologia secondo gli standard occidentali europei. Questo è interessante perché io sono certo che l'insegnamento della psicologia sia diverso in Occidente e in Oriente. Le differenze in Oriente sono connesse all'ispirazione delle tradizioni religiose oppure no? E come possiamo gestire il tutto in Occidente senza avere un training psicologico di stampo orientale? Ecco, è una situazione molto complicata. In Francia, la cappellania è una pratica volontaria, quindi alcuni anni fa c'erano 3.000 cappellani su base volontaria. In Francia non vogliono più altre proposte, quindi l'entità religiosa cosa fa? Seleziona, forma e fornisce cappellani dal background islamico e anche altre tipologie di competenze. Crea una sorta di elenco secolare per la cultura islamica, con dei cappellani professionisti islamici che dovrebbero avere una formazione secolare, psicologica, multiculturale e linguistica, anche se orientata al francese. Questo è un problema, una sfida,
perché interveniamo anche in campo medico, nell'aiuto spirituale, ma anche nell'approccio burocratico per facilitare la registrazione, l'integrazione, la gestione di tutta una serie di attività pratiche. Il problema più evidente lo troviamo nella preghiera. Quando i genitori e i pazienti chiedono la preghiera, come gestirla se si tratta, per esempio, di un malato buddista, cristiano, ebreo o musulmano? C'è una sfida che non è stata ancora risolta, quindi bisogna forse focalizzarsi un po' di più sull'aspetto pragmatico, le cure del fine vita. Ecco, io ho sentito anche nella sessione di questa mattina il suicidio assistito, la donazione di organi. Secondo queste dottrine, secondo il contesto europeo, in contemporanea con la società postmoderna, come gestire questa cosa? Quali interpretazioni possono dare i buddisti? Perché abbiamo tutta una serie di interpretazioni di scuole e quindi quali interpretazioni secondo il contesto potrebbero essere le più sagge, le più semplici o le più coerenti? Dunque, esiste un dibattito intellettuale, anche su aspetti bioetici attualmente in corso. La visione musulmana. I maestri musulmani vedono un legame particolare tra ciò che è specifico e ciò che è universale. Questo è una grande occasione per tutti i musulmani, perché non è solo il campo specifico, quello del carcere o dell'ospedale, non è solo la situazione specifica, il malato, mia sorella, quel genitore. È anche una questione del fatto che attraverso la sofferenza fisica, secondo la tradizione islamica, cerchiamo di scoprire il legame tra la dimensione fisica e la dimensione animica. E gli insegnamenti dottrinali, intellettuali, sulla complessità dell'anima sono molto importanti per l'equilibrio spirituale della tradizione musulmana. Collegare, o meglio, curare la dimensione fisica, spirituale e animica è esattamente ciò che facilita l'integrità dell'essere umano, secondo la tradizione islamica. Quindi, per me, c'è un risultato spirituale importante che deriva da questa pratica, che non può essere trascurato e non può essere condiviso con le istituzioni secolari. Quindi non è che dobbiamo insegnare al Ministro della Salute a diventare gestore del microcosmo o del macrocosmo in cui noi ci troviamo, ma bisogna crederci, continuare a crederci, perché il nostro servizio sta anche nel gestire queste complessità molto delicate. La conclusione è una cosa che per me probabilmente deriva dalle mie preoccupazioni teologiche su come i credenti, le guide religiose o spirituali debbano servire, non nel contesto delle nostre moschee, dei templi, dei centri di meditazione o delle sinagoghe o delle chiese, ma fuori dai contesti standard. Non possiamo trasformare un ospedale, una scuola, un carcere in un centro di meditazione o in una moschea. È un'occasione ottima per allargare, ampliare la nostra mente e affrontare situazioni diverse, senza compromessi però, e questo deve riflettersi nella nostra formazione, nella nostra collaborazione interreligiosa, ma deve toccare anche le istituzioni. Ogni esperienza è diversa, quindi non possiamo standardizzare un'esperienza e da questa creare una regola. Possiamo definire delle regole come orientamenti, perché non possiamo essere anarchici, ma alla fine l'attuazione e l'implementazione di questa regola deve essere flessibile in base alla fede e in base alla saggezza. In termini pratici, perché ogni situazione è diversa. Quindi, non solo ci sono differenze tra carcere, ospedale e scuola, ma ogni persona, ogni carcerato, ogni studente è diverso dagli altri. Ogni musulmano è diverso dagli altri fratelli musulmani. Questa è un'occasione intellettuale. Ecco perché gli standard pragmatici ci possono aiutare, ma non sono sufficienti. Questo era l'intervento di l'imam Yahya Pallavicini, presidente del Coreis, comunità religiosa islamica, membro delle leader musulmani per il Consiglio europeo, ed è estratto dalla conferenza, il suo intervento sui cappellani islamici, estratto dalla conferenza La Cappellania Buddista in Europa, svoltosi nel giugno del 2023. Il tutto sta nella rivista Buddismo, rivista dell'Unione Buddista Italiana, nel numero 4 del 2023. Un saluto a tutti e a tutte da Davide Pelanda, Caffè Italia. Buona giornata a tutte e a tutti. Per gli speciali de Il Salotto della Civetta. Costruire futuro. Un'idea di Davide Pelanda.